Chicche di Maremma, storie e leggende dalla nostra terra. Sono Camilla Ferrandi e questa è la storia di Poggio Strozzoni. C'è un parco vicino a Pitigliano che conoscono in pochi, ma che nei secoli ha fatto da sfondo a numerose storie e leggende della Maremma. È il Parco degli Orsini. Sì, anche questa domenica parliamo degli Orsini. Ma che ci volete fare? Ci sono così tante storie che girano attorno alla famiglia più famosa di Pitigliano. Ma torniamo al nostro parco. Si dice che sia stato Niccolò IV Orsini a farlo costruire, quando era conte di Pitigliano, nella seconda metà del Cinquecento. Le rovine del parco insistono su un promontorio roccioso tufaceo, conosciuto come Poggio Strozzoni, che si affaccia su Pitigliano e sulla vallata dove scorre il fiume Procchio. Un tempo, il parco era impreziosito da meravigliose sculture rupestri, molte delle quali sono andate distrutte nel tempo a causa della friabilità della roccia tufacea. Ma si possono ancora ammirare numerose sedute, gradinate, padiglioni e statue fantastiche, di cui una molto grande, raffigurante una donna. Leggenda vuole che intorno al nome del promontorio, Strozzoni appunto, si nasconda una triste storia che ha come protagonisti il feroce conte di Pitigliano Orso Orsini e la sua sventurata moglie, Eleonora degli Atti d'Amorlupo. Pitigliano, 1573. Durante una battuta di caccia, il conte Orsini uccide il suo amico Galeazzo Farnese, figlio del signore della contea viterbese Latera. Ma perché Orso Orsini uccide il povero Galeazzo? Racconta che il duchino, come veniva chiamato il povero Galeazzo, si fosse invaghito della moglie di Orso. Ora, se fosse vero o meno, non è dato sapersi, e soprattutto non sappiamo se, nel caso in cui Galeazzo si fosse davvero innamorato di Eleonora, la moglie di Orso abbia ceduto alle sue avances. Ma poco importa ai fini della storia. Il conte aveva deciso. Dopo Galeazzo, toccava a Margherita. Orso torna a Pitigliano. È furioso, accecato dalla gelosia e vuole una cosa sola: uccidere sua moglie Margherita. La cerca ovunque e alla fine la trova nel Parco degli Orsini, allo sbocco di un passaggio sotterraneo che lui utilizzava per andare a Sorano, dove aveva numerose amanti. «Cosa hai fatto durante la mia assenza?» dice l'Orsini furioso alla moglie. «Quel che avete fatto voi a Sorano!» risponde lei provocatoriamente, segnando così la sua rovina. Orso infatti si avvicina, la prende per il collo e la strangola. Una volta uccisa, il conte fa rotolare giù dal poggio il corpo esanime della povera Eleonora. Tradizione popolare vuole che sia proprio questa terribile vicenda a dare al promontorio il nome di Poggio Strozzoni. Alcuni esperti escludono che la derivazione si riferisca all'uccisione di Eleonora degli Atti d'Amorlupo. In un documento datato 1564, 9 anni prima del misfatto, il promontorio veniva chiamato Poggio Sterzoni, facendo riferimento probabilmente al termine sterzare, nel senso di dividere in tre parti, alludendo dunque o alla ripartizione del territorio in poderi, oppure alla suddivisione naturale della terra operata dai tre torrenti che delimitano il promontorio.
Un'altra ipotesi è che il termine sterzoni, da cui deriverebbe strozzoni appunto, sia da collegare all'operazione della sterzatura, ovvero l'eliminazione dei polloni degli arbusti da legna per ottenere al momento della raccolta tronchi più robusti. Tornando alla vicenda degli orsini, gli storici confermano che l'uxoricidio avvenne realmente, ma non contestualmente al delitto di Galeazzo Farnese, il che rende problematico collegare tra loro i due omicidi. Eleonora venne uccisa 2 anni dopo Galeazzo, nell'ottobre del 1575. Contro Orso Orsini, comunque, si scatenò un tumulto popolare che lo costrinse alla fuga. Così si recò a Firenze, tentando di recuperare il favore del Granduca. Ma Francesco I dei Medici non gli concesse udienza. Il conte fu ucciso sul ponte Rubaconte, l'attuale Ponte Vecchio, nei primi giorni di marzo del 1576, raggiunto dagli emissari dei Farnese, che così vendicarono il loro Galeazzo. Chicche di Maremma è un podcast prodotto da Il Giunco.net e realizzato da Camilla Ferrandi.